Buongiorno a tutti, purtroppo le notizie che giungono dall'Abruzzo sono sempre impressionanti, addirittura la scossa di terremoto di questa notte, la più forte perché le scosse si succedono a centinaia al giorno, è stata avvertita anche a Roma e a Napoli e il bilancio dei morti è salito, come avete sentito, a 275. Il nostro pensiero va a questi 28.000 sfollati che hanno passato un'altra notte allucinante da incubo assoluto. Potete immaginare la terra che trema in continuazione. Io no, perché sono certamente situazioni che se non si vivono non se ne ha altro che una vaga idea e che le quali si ripercuoteranno anche psicologicamente per molto tempo. Però anche stamani non posso mancare di dirvi beati voi che siete ad Arezzo. Infatti il Consiglio regionale, che ha sede a Firenze disgraziatamente per tutta la Toscana, ha cominciato con una bella litigata la questione della devoluzione di fondi ai terremotati dell'Abruzzo. Mentre nello stesso momento ad Arezzo invece il Consiglio comunale ha organizzato un karaoke tra gli amministratori pubblici aretini per reperire fondi con cui aiutare le popolazioni dell'Abruzzo. E la differenza è chiara, no? A Firenze si litiga e ad Arezzo si canta, per cui beati voi che siete ad Arezzo. Le riflessioni sulla situazione italiana riguardo all'edilizia e a quello che andrebbe fatto in materia di edilizia e di rottamazione degli edifici immediatamente seguenti la Seconda Guerra Mondiale, di costruzione pertanto cinquantennale, diciamo più o meno, andranno avanti per anni e chissà se mai troveremo il sistema di evitare che un terremoto che probabilmente in Giappone avrebbe causato danni molto inferiori da noi diventi una catastrofe che rischia di cancellare dalla carta geografica intere città, se non solo villaggi, anche addirittura si parla ormai della città dell'Aquila come di una città che va ricostruita quasi da capo. Queste discussioni sono discussioni che andavano iniziate molti anni fa, quando sono state concretizzate le tecnologie che dovevano combattere, che combattono dove vengono applicate gli effetti dei terremoti, che non sono prevedibili ma che comunque possono essere attenuati, ammortizzati in questo modo. Purtroppo la legalità in Italia è un'opzione e come ha affermato ieri Emma Bonino l'altro ieri da Floris in televisione, laddove manca lo stato di diritto prima o poi arrivano anche i morti. Vorrei leggervi un brano per chiudere l'appuntamento di stamani mattina da una nota di Adriano Sofri, che credo sia pubblicata anche sul quotidiano La Repubblica di stamani, che Sofri pubblica su Facebook. Facebook ha compiuto anche un altro piccolo miracolo, quello di portare Adriano Sofri, una persona che è comunque confinata a casa e anche non in salute ottimale, e che comunque è abbastanza schiva nonostante quello che si possa pensare, a scrivere tutto quello che gli passa per la mente in diretta su Facebook. Ecco, dice tra l'altro Adriano Sofri, i nostri simili contenti dei deserti più accaniti delle ginestre non fanno che risalire verso il cratere di un Vesuvio che i vulcanologi auscultano inascoltati. E gli italiani danno il meglio di sé nell'emergenza, scrive Sofri, lo si dice da sempre, alcuni per congratularsene, altri per deplorarlo, per rimpiangere un paese normale che sappia vivere fuori dalle febbri del peggio e del meglio. Forse però si dovrebbe aggiungere oggi che l'emergenza e i suoi abusi fanno i conti con uno stato del mondo sul quale la campana è suonata già per la terza volta. Se fosse vero che noi e gli umani in genere, perché quello che è vero per noi è largamente vero per gli altri, fossero capaci di dare il meglio nel mezzo di un disastro, di un allarme, bene, è lì che siamo, dice Sofri. Benché non basti ancora a farcelo sentire vicino com'è. Vuol dire questo, la conversione ecologica della politica e delle private abitudini. Nei giorni dell'Aquila, bellissima città francescana, si è staccato dall'Antartide un iceberg grande come la Giamaica. Hanno scritto i trafiletti
e siamo andati a controllare quanto è grande la Giamaica sperando di trovarla più piccola possibile. Scrive poi Sofri: è la guerra e le guerre. Lasciatemi dire una cosa, le persone all'Aquila e ancora di più di quelli che ci arrivano da fuori dicevano era come la guerra, come un bombardamento a tappeto. Qualcuno ha osservato che il terremoto fa più paura della guerra, del bombardamento. In Italia le persone che hanno conosciuto una guerra sono ancora molte, ma diventano sempre meno. Qualcuno è andato a vederla in giro per il mondo. Non occorreva andare lontano, per esempio appena ieri a mezz'ora di volo dall'Abruzzo. Non so se faccia più paura un terremoto o un bombardamento aereo, gli uomini non fanno che emulare la natura anche nello spavento e la terra trema anche sotto le bombe. So che la guerra significa che contemporaneamente 100 città come l'Aquila sono distrutte come l'Aquila. Pensiero difficile da pensare e sopportare, vero? L'articolo, la nota è molto più lunga, non possiamo ovviamente leggerla tutta. Sofri intende dire che l'emergenza in realtà c'è da molto tempo in tutto il mondo, anche in Italia, e che pertanto dovremmo tirarci fuori dall'indifferenza e dedicarci a risolvere i problemi della nostra civiltà incompiuta. Questa è una mia nota, ma più o meno la sostanza penso che possa essere interpretata così. La nostra modo di vivere che non è compiuto in senso umano, in senso civile, in senso solidale e in senso ovviamente legale, in senso dello Stato del diritto. Io vi do appuntamento a domani, penso, se tutto va bene, compatibilmente, facciamo le corna, ci sentiamo domani, restituisco la linea a Radio Wave International. Buona giornata alla Claudio Gherardini.